Abbiamo infine affrontato le questioni di natura bilaterale, le questioni legate alla crescita, le prospettive che stanno dentro lo scenario anche della comune appartenenza al G20. A Brisbane è stato un passaggio importante per l'Europa, perché l'attenzione che la comunità internazionale ha dato alla crescita e non soltanto all'austerity è stato un elemento di cambio del gioco decisivo nella discussione all'interno dell'Unione Europea. E allo stesso modo io credo che sia fondamentale continuare a lavorare insieme, perché la crescita e la diffusione del benessere, la lotta contro la povertà, costituiscano degli elementi chiave nella nostra azione quotidiana. A questo proposito abbiamo affrontato le questioni che il Presidente Putin ha già ricordato, compresi alcuni degli accordi che dentro il quadro di restrizioni vigenti abbiamo siglato nei mesi scorsi. Uno su tutti, il riferimento che il Presidente Putin ha fatto a Augusta Westland e alla collaborazione con Rosneft, ma in generale con alcune realtà russe che sono particolarmente significative. E nell'arco degli ultimi giorni mi veniva raccontato come il Vice Primo Ministro ha inaugurato una fabbrica di Pirelli qua in Russia e altri importanti investimenti sono stati fatti. Dunque c'è lo spazio di questa collaborazione, di questa condivisione, pur in un contesto di difficoltà che tutti noi conosciamo, legato al quadro delle sanzioni europee e delle controsanzioni russe, che costituiscono naturalmente in entrambe le direzioni un problema.